sera, ben ritrovati. Sail to You questa sera ritrova, potremmo dire, una vecchia amica, non solo a livello personale, la conosco da tanti anni, ma appunto anche un ospite che abbiamo avuto più volte, anche perché insomma è un personaggio di assoluto rilievo della vela italiana. Parlo di Francesca Klapcic, lo ricordo vincitrice del Giro del Mondo con l'Imoca 60, con 11 Hour, e soprattutto recentemente premiata con un premio speciale della giuria nel velista dell'anno della FIV. Francesca, ben trovata. Ciao, ciao Stefano, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Francesca. Allora, intanto questo premio è stato una sorpresa? Ma decisamente, guarda, perché innanzitutto i finalisti ovviamente erano atleti di altissimo livello, di alto rilievo, quindi per me era già un onore essere, diciamo, tra i finalisti, e sicuramente mi ha fatto tantissimo piacere essere premiata, insomma, per i risultati dello scorso anno, soprattutto per la vittoria di Ocean Race. E poi ovviamente complimenti a Ruggero e Caterina, che sono dei carri armati ormai nelle classi olimpiche, che ovviamente a pochi mesi dalle Olimpiadi di Marsiglia, insomma, fa ben sperare, se lo meritano assolutamente. Certo, indubbiamente appunto il tuo premio è legato alla vittoria di The Ocean Race, perché ricordiamo sei il primo italiano in assoluto a vincere, ma soprattutto la prima donna, e questo è indubbiamente un traguardo per te molto, molto importante, insomma, una roba che resta nella storia del nostro sport. Ma assolutamente, poi ti dico, un po' come ho detto anche a Genova, ovviamente fa grande onore e piacere essere la prima, però non voglio essere l'ultima, no? E quindi spero che sia un po' un incentivo per tante velisti a intraprendere anche una carriera nella vela oceanica anche dopo le classi olimpiche, no? Perché no, è un bellissimo percorso, e dove assolutamente puoi mettere in pratica tutto quello che hai imparato anche su barche molto più piccole. Certo, beh, intanto bisogna dire che comunque resta un momento magico per la vela oceanica italiana. Albertino Riva con Acrobatica ha appena vinto anche la seconda parte di questa Atlantic Race, che è partita da Charleston, avanza verso il Quebec, da dove poi partirà la Quebec Saint-Malo, e quindi insomma poi abbiamo visto Ambrogio Beccaria vincere quella che insomma quello che era la All-Star, comunque The Transat, quinto posto per Bona, insomma c'è fermento. E soprattutto intorno a questi ragazzi potrebbe esserci del gran fermento proprio per la prossima The Ocean Race. Ma assolutamente, penso che la vela oceanica in Italia sia in un momento, diciamo, storico, no? Come hai detto bene, tutti i risultati dei ragazzi con i Class 40, ma anche con i mini, e fa veramente ben sperare per il futuro. E un tipo di vela che fino a qualche anno fa era puramente francese, no? E finalmente invece si riesce ad andare un po' anche oltre i confini francesi, e spesso insomma a batterli, che insomma non fa mai male, ecco, diciamo. No, assolutamente. Ambrogio sta veramente scrivendo delle pagine di storia della vela, non solo oceanica italiana, ma di vela oceanica in generale, no? Assolutamente, sì. Come regata è qualcosa di incredibile, no? E quindi sicuramente c'è fermento, e con il fatto che l'Ocean Race è arrivata a Genova nella scorsa edizione, e comunque sarebbe anche interessante avere più italiani coinvolti nell'evento, più italiani a bordo anche degli Imoca 60. Assolutamente sì. Insomma, diciamo, chi ha fatto il passaggio, chi ha cambiato un po' le regole, indubbiamente è stato Giovanni Soldini, perché anche negli anni 70 c'erano diversi italiani che partecipavano alla All-Star, però erano tutti, come dire, amatori, no? Corinthian, si direbbe, gente appassionata, anche grandi velisti, penso soprattutto perché era un amico a Pierre Sicuri, ma che nella vita facevano altro.
con Giovanni è nata, sono tutti un po' suoi nipotini, una vela oceanica di professionisti dentro la quale ci sei anche tu, anche se diciamo tu non sei figlia di Giovanni in termini velici, la tua storia viene appunto, come hai detto tu, dalle classi olimpiche. Sì, per me ovviamente è molto importante riuscire a fare dello sport, che per me è passione, ma sono riuscita anche a farlo diventare un mestiere che non fa mai male, e quindi anche per gli sponsor, per i club, per un sacco di associazioni, anche il far vedere che comunque non siamo, come hai ben detto tu, ormai solamente diciamo amatori, ma lo facciamo a livello professionistico, con tanta preparazione, con dei team alle nostre spalle spesso anche molto grandi, molto preparati, no? Perché comunque magari sì, ogni tanto siamo in barca da soli o siamo in barca in doppio, ma in realtà il team alle spalle è molto grande e tutti lavorano per lo stesso obiettivo, quindi a livello anche di possibilità lavorative, questi grandi progetti, questi bei progetti creano anche molte opportunità a livello di lavoro per la parte tecnica, ingegneri, parte idraulica, rigger, velai, quindi secondo me fa bene non solamente diciamo allo sport, ma anche proprio all'industria velica in generale. Certo. Tu adesso hai finalmente esordito, hai fatto le prime regate con il tuo trimarano nella classe Ocean 50. Intanto come sono andate le regate, insomma, cominciare un po' da zero è sempre difficile. Sono regate belle intense, perché comunque è un trimarano di 50 piedi, quindi 15 metri di lunghezza e più o meno per 15 metri di larghezza, quindi siamo un quadrato che si muove sull'acqua, e io comunque non ho tanta esperienza con i multiscafi, quindi per me diciamo una curva di apprendimento abbastanza ripida, però veramente il team è riuscito a preparare la barca in una maniera perfetta, non abbiamo avuto nessun tipo di problema tecnico per tutta la settimana di regate. Condizioni abbastanza complesse perché eravamo a Saint Malo, quindi tantissima corrente, come ben saprai, dato la grande escursione di marea. E in realtà non abbiamo avuto chissà quanto vento, quindi delle condizioni molto complesse anche per i giri di boa. Comunque siamo in 9 trimarani a fare delle regate a bastone per i primi 2 giorni, quindi c'è un po' di guerra, diciamo, tra il gate di Bolina e il gate di Poppa, dove arrivano magari 5 o 6 barche nello stesso momento, con gli ingaggi. È stata mi ha riportato un po' indietro alle classi olimpiche. È quello che stavo per dirti. Hai rispolverato il regolamento di regate. Veramente, sì. Sto rispolverando un po' di tutto, anche partenze, veramente, giri di boa, proprio la parte un po' più tattica, no? Barca contro barca. E gli eventi sono divisi praticamente in 2, dove i primi 2 giorni fai delle regate a bastone e poi il sabato e la domenica o fai una regata offshore di 24 ore, insomma 24-30 ore, dove vai per una notte in mare, oppure nel caso di Saint Malo abbiamo fatto 2 giornate di regate costiere, dove partivamo al mattino e arrivavamo al pomeriggio, e quindi devi fare veramente un cambio proprio mentale tra le battaglie, tra le boe, e poi invece la parte un po' più strategica delle regate offshore. E poi noi ovviamente abbiamo un equipaggio tutto femminile, quindi anche a livello fisico la barca è molto impegnativa, e il setup che abbiamo noi, essendo una barca un pochino più vecchia rispetto alle barche di Formula 1 dei primi 4, il setup è un po' più complesso anche per quanto riguarda la posizione dei winch, dei grinder, quindi un lavoro da parte dell'equipaggio incredibile che veramente rispetto tantissimo. Sei contenta di come sono? Cioè, non so neanche, onestamente non so neanche la classifica. Ma in realtà contenta del risultato non troppo, però eravamo sempre in battaglia, no? E quindi le prime 4 imbarcazioni sono barche di nuovissima generazione,
è difficile riuscire a competere con una barca che ha più di 10 anni, però diciamo dal quinto al decimo posto ce la possiamo giocare assolutamente. Abbiamo finito none facendo delle belle prove tra le boe con un paio di quinti posti e poi delle prove un po' più in sordina, ma in realtà eravamo sempre nella bagarre, che ovviamente fa piacere perché nessuno ha avuto più di 3 giorni in barca insieme, quindi... Ecco, appunto, perché ovviamente cioè, nuova esperienza per te, ma anche comunque soprattutto nelle regate corte, così l'affiatamento dell'equipaggio è fondamentale. No, assolutamente, ci sono dei team che ormai sono alla sesta o settima stagione, no? Quindi arrivare con 3 giorni di allenamenti e cercare di mettere il muso davanti a gente che ha anni di esperienza non è mai semplice, ma insomma penso che siamo sulla strada giusta. Avremo delle vele nuove per la prossima tappa, quindi magari anche a livello di performance riusciremo a spingere un po' di più. E poi ovviamente gli occhi sono sulla Transatlantica di quest'estate, che insomma è una bella regata da Terranova, da San Pier Miquelon a Saint-Brieuc, una bella Transatlantica, una rotta nuova, insomma non... Per me è anche bello riuscire a esplorare un po' di rotte diverse rispetto magari alla classica transatlantica che arriva nei Caraibi. Certo. Quante siete a bordo? Allora, per le regate a bastone siamo in 5 e poi per le regate, diciamo, coastal oppure quelle offshore siamo in 3 e quest'anno anche la transatlantica, quella da Terranova a Saint-Brieuc, saremo in 3 più diciamo il media, quindi un OBR a bordo che si prende cura, diciamo, più della parte comunicazione media. Beh, sarà sempre una ragazza. Non sappiamo ancora. Perché decide il comitato chi viene. Ma sì, è anche una decisione un po', diciamo, a livello sia dello sponsor che di Upwind and Mer Concept, di avere un po' di continuità anche nella comunicazione, quindi magari ci sarà a bordo qualcuno che sta già facendo la parte media, insomma, no, non è ancora deciso. Certo. E le 5 ragazze, cioè le altre 4 ragazze delle regate bastone e l'equipaggio delle regate, diciamo, sia costiere che della Transatlantica, chi sono? Allora, O dove hai pescato? ma abbiamo fatto intanto una selezione qualche Mi mese fa, ricordo. che è stata bella intensa perché abbiamo ricevuto 120 application e ovviamente siamo dovuti, diciamo, guardarle tutte e poi l'obiettivo era quello di fare una selezione in Francia con 12 veliste e alla fine avere un team di 6, quindi 6 più o meno, insomma, 7 veliste. Poi alla fine ne abbiamo scelte 7, quindi siamo in 8 quest'anno con delle rotazioni. Il primo evento eravamo a bordo con Elodie Metro, che è svizzera, Anne Claire Lebert, che è francese, e Sarah Stone, che è americana, e Tiphaine Raganò, che è francese, e io che sono italiana, italo-americana. E per il prossimo evento Sara non sarà a bordo, ma avremo Ariane van der Loosrecht, che è olandese. E poi nel team abbiamo Michaela Robinson, che è sudafricana, e Lisa Fahrhofer, che è austriaca, e ha fatto anche lei un po' di classi olimpiche, e ha fatto anche la traversata con una barca a remi, una roba incredibile. Praticamente nell'oceano del sud, un po' una mezza matta, quindi insomma abbiamo dei profili abbastanza interessanti. Ma per curiosità, tra le 120 application, c'era una percentuale di ragazze italiane, anche piccola? Sì, abbiamo avuto delle application anche dall'Italia. E Cecilia Zorzi, per esempio, era tra le finaliste, Probabili. e però poi ovviamente con il suo calendario, con il mini, è super strafitto e quindi
alla fine non siamo riusciti a trovare un po' di disponibilità, diciamo, non c'era la disponibilità di tempo, e comunque lei sta facendo un bel progetto anche con il suo Mini, che ovviamente io personalmente, ma anche come team, supportavamo al 100%, quindi non, certo, è che vogliamo toglierla da un progetto del genere. E poi sì, altri profili abbastanza interessanti anche di ragazze che hanno fatto un po' di Figaro con magari col progetto quello del Nastro Rosa Tour, e altre ragazze del Mini. E quindi sì, veramente è stata probabilmente la parte più difficile del progetto, riuscire a selezionare 12 su 120, solamente il 10%, che sì, a quel livello lì è poco. Certo, ti dispiace un po', a parte, vabbè, il discorso di Cecilia, che sarebbe stata papabile, ma appunto, come hai detto, non coincidevano le tempistiche, non avere una velista italiana, o comunque essendo un progetto internazionale, perché appunto ricordiamo non è un progetto italiano, non è così importante. Ma in realtà l'obiettivo era quello di avere un progetto internazionale, e quindi era veramente aperto a tutti, e anche durante la selezione comunque abbiamo avuto una velista dall'India, dal Sudafrica, Stati Uniti, Austria. E ti dico, Cecilia in realtà era, diciamo, tra le finaliste, poi ovviamente col calendario è stato un po' complesso, quindi il movimento in Italia secondo me si sta muovendo nella giusta direzione, e c'è bisogno ovviamente di tanti altri progetti per riuscire a mettere in barca tutti, però questo ovviamente è l'inizio del progetto per quest'anno. L'obiettivo è quello di andare avanti, l'obiettivo di Upwind con me a livello personale fino alla Jacques Vabre del prossimo anno, e poi però l'obiettivo del progetto è quello di arrivare alla rotta del Rum con una skipper donna per la prima volta negli Ocean 50, quindi è un bel progetto che insomma guarda anche al futuro, e perché no, ci saranno sicuramente più ragazze anche italiane che faranno parte di progetti simili. Certo, la regata appunto che diciamo che fate controcorrente, perché appunto la maggior parte delle regate sono verso ovest, invece questa è verso est, è una regata solo per gli Ocean 50, perché non si sono, diciamo, agganciati tipo alla Quebec Saint-Malo? Ma allora, non so le politiche interne della classe, quindi certo, non ti so dire la risposta probabilmente ufficiale, però so che c'era comunque una grande volontà di avere un po' più di attenzione mediatica solamente per la classe. Certo, e quindi certo, magari collegarsi a una regata che ha i Class 40 o i Figaro o il Mocha, e porta comunque via un po' di comunicazione. Attenzione. E quindi penso che l'obiettivo principale era quello veramente di avere una transatlantica per gli Ocean 50 organizzata dalla classe, con tutta, diciamo, l'attenzione mediatica sulla classe. In più la barca comunque è complessa, perché saremo in 10 imbarcazioni a prendere parte nella transatlantica. Come ben sai, la barca, se non stai attento, scuffia. E insomma, scuffiare in mezzo all'Atlantico non è mai piacevole. E quindi a livello anche di sicurezza, comunque la regata viene seguita da un protocollo di sicurezza abbastanza specifico per quanto riguarda il trimarano, e quindi penso che sia proprio una somma un po' di tutte queste ragioni, però quella ufficiale ufficiale non la so. Senti, farai il trasferimento verso Terranova? Sì, faremo il trasferimento, ci sarò anch'io a bordo, perché ovviamente voglio conoscere la barca il più possibile. L'idea era quella magari di fare il trasferimento con una persona in più, quindi invece di essere in tre, in quattro, però stiamo valutando, perché la barca come ergonomica, soprattutto la nostra, è molto complessa a livello di vita a bordo, e quindi cercare di avere quattro persone a bordo sarà complessa, quindi stiamo
magari valutando di fare anche il trasferimento in tre e lasciare un po' di tempo libero anche al team tecnico di arrivare a San Pier Michelone e avere un po' di tempo per organizzarsi. Quindi non è ancora deciso, però sicuramente saremo in tre a bordo, le tre che insomma facciamo la regata e poi stiamo valutando un attimo se avere una persona extra o no. Certo, beh, d'altronde se ci sarà il media man o woman durante la regata, in quattro sempre saremo. Esatto, però comunque sai, durante la regata magari comunque spingi tanto, quindi alla fine sì, saremo più tempo svegli che a E più a riposare, riposare, certo. però anche un po' distruggere fisicamente magari il boat captain o qualcuno che viene in barca con noi per trasferimento, non penso che sia la cosa proprio perfetta da fare, vedremo. Hai voglia di tornare, diciamo, in oceano, al Assolutamente, largo, sì. insomma, No, è un po' una malattia diventa, no? diventa un po' una malattia, diventa un po' sì, ti prende e non ti molla più. Certo. Senti, tra l'altro, diciamo, questo 2024 per te è anche l'anno di impegno con il team femminile di American Magic, cioè sei oberata di lavoro e anche devi un po' incastrare tutti i punti. Sì, no, quest'anno è bello intenso perché faccio più o meno la spola dalla Francia a Barcellona e adesso le operazioni, diciamo, quelle serie iniziano tra una settimana circa a Barcellona, però io ovviamente avendo il secondo act con gli Ocean 50 raggiungerò il team durante l'ultima settimana di giugno e per iniziare, insomma, tutta la navigazione proprio coi 40. E sì, quindi un po' di spola. Non è semplice da incastrare tutto anche con la famiglia. Però insomma è un anno così, stringiamo i denti Certo. fino a fine ottobre e poi insomma. Comunque averne insomma di anni impegnativi dal punto di vista del Sono lavoro. d'accordo, no, no, assolutamente. Infatti, ma guarda, ti dirò che è un po' come. Tante veliste, tanti velisti che hanno anche le Olimpiadi, no? E magari fanno parte anche dei team di Coppa, per la Coppa Femminile, la Coppa Youth, e sarà un anno super impegnativo anche per loro, perché comunque le Olimpiadi prendono un bel pezzo di estate, e quindi insomma, penso che siamo tutti belli, belli impegnati quest'anno. Hai qualche feedback dal team grande di Coppa di American Magic? Visto che peraltro ci sono un sacco di italiani, diciamo, tra short team, veleria, progettazione. No, guarda, cioè, le operazioni ovviamente, come ben sai, sono belle Chiuse. chiuse, non c'è molta possibilità Sapere. di sapere, però ovviamente tutti lavorano da mattina alla sera, come più o meno in tutti i team, e c'è ovviamente tantissimo lavoro ancora di sviluppo. I ragazzi e ragazze del team stanno mettendo su veramente un lavoro mastodontico per arrivare al 100%. Noi con i 40 saremo un po' fuori perché la base sarà a Badalona, quindi il simulatore rimane ancora a Barcellona diciamo, nella base di American Magic, però poi le operazioni in mare saranno a Badalona, quindi saremo un pochino più separati, ecco, dal team Defilati, defilati. grande, però ovviamente per noi è anche un grande vantaggio perché tutto quello che hanno imparato sui 40 ovviamente è stato condiviso anche con noi e quindi diciamo, non dobbiamo iniziare da zero, che per progetti così grossi però con così poco tempo non è proprio un dettaglio da nulla. Certo. Siamo in giugno, giugno è il mese del Pride nel mondo, dell'orgoglio omosessuale. Tu sei orgogliosamente rappresentante, attivista, ti possiamo definire attivista. Ma Vabbè, sì, insomma, più o comunque meno. è scritto nel tuo sito, insomma. C'è in questo sport, a che punto siamo, diciamo, con l'inclusione, quanto c'è da fare?
Che cosa raccogli anche a livello di informazioni, richieste, sostegno personale in questo campo? Ma guarda, ti dirò che io non ho, personalmente non ho mai trovato grandissimi limiti nell'ambiente, però non penso di essere, diciamo, la risposta a tutto, no? E sicuramente ci sono ambienti ancora dove e magari soprattutto i ragazzi si sentono non al sicuro ad essere aperti con tutti e a condividere comunque anche la loro vita privata. E come ben sai, un team dove non ti senti proprio al 100% sicuro, dove non senti che, insomma, appartieni al 100% con tutto il team, di solito non è un team vincente. Quindi l'obiettivo è quello veramente di riuscire a creare dei team, delle squadre, non solo a bordo ma anche proprio a livello di management, a livello tecnico, dove chiunque, a prescindere dall'orientamento sessuale, a prescindere da che tipo di famiglia hai alle spalle, senti che comunque hai il supporto di tutta la squadra attorno, perché comunque è importantissimo, soprattutto per progetti così impegnativi a livello sia fisico ma anche proprio a livello di tempo, no? Vediamo i team di Coppa o i team degli Mocca, sì, i velisti a bordo passano tanto tempo, ma in realtà tutta la parte dietro, tutta la parte commerciale, di management, a livello tecnico, passano giorno e notte spesso all'interno di questi team. Quindi diventano quasi delle seconde famiglie, no? E ovviamente tutti abbiamo il sogno di avere delle famiglie sicure, no? La stessa cosa dovrebbe succedere negli ambienti di lavoro. E quindi per me è solamente veramente un'occasione per condividere la mia vita, le mie storie, e cercare di riflettere, far riflettere magari anche altri team e altre persone, farli sentire che comunque non sono da soli, no? E non sono l'unica, quindi... Pensi che diciamo, sia più facile nell'ambiente femminile rispetto a quello maschile? Ma forse sì, ti dirò, forse sì. E ovviamente io ho solamente l'esperienza, diciamo, a livello femminile, ma penso che in certi ambienti spesso per i ragazzi è un po' più difficile, no? Si crea un po' quel rapporto proprio del macio, della pena, no? Un po' cameratesco, militaresco, ecco. Esatto. In realtà probabilmente è un ambiente che non supporta troppo essere un po' diversi, tra virgolette, dal branco, no? E in realtà dobbiamo un po' sfatare questi miti, perché l'orientamento sessuale non c'entra niente con poi le capacità tecniche, capacità fisiche, capacità intellettuali, quindi andrebbero le due cose andrebbero veramente separate ed essere rispettati veramente solo per il lavoro che uno porta all'interno del team. Secondo te, in conclusione, il fatto che sono state tolte le barche solo femminile, tranne che i singoli, tra le classi olimpiche, c'è ancora il 49er, a dir la verità, però insomma l'introduzione delle classi miste, è misto da sempre, adesso anche il 470, è un bene o un male da questo punto di vista qua, a livello appunto di integrazione e quant'altro? Ah, guarda, penso che sia un bene, e alla fine sono donne e uomini che lavorano insieme con caratteristiche magari anche un po' diverse, e spesso porta poi ad avere anche dei team forti e vincenti, e in più secondo me nel lungo termine porterà anche a più opportunità un po' per tutti anche del dopo olimpica, e spero almeno che porti più opportunità anche nel dopo olimpica, perché fino adesso c'è stata magari tanta separazione tra gli eventi stessi, no? Magari un team maschile campione del mondo nel 49er
finite poi le classi olimpiche non trova le stesse possibilità e opportunità rispetto magari a sì, magari le stesse donne che vincono lo stesso mondiale col 49 in FX hanno molte più difficoltà rispetto ai ragazzi, no? E quindi magari cercare di integrare fin dalle classi olimpiche, far capire un po' a tutti che comunque abbiamo qualità simili. E spero che in un futuro porti ad avere anche più opportunità, sia per la Coppa, ma per il 6GP, per regate offshore. Certo. Vabbè, in conclusione, se pensiamo che in pratica fino al 1988 la vela femminile non esisteva, direi che comunque di strada in senso positivo ne è stata fatta tantissima. No, assolutamente. Penso che il trend sia assolutamente positivo. E adesso vanno fatti, diciamo, gli ultimi po' i prossimi step sono quelli proprio di renderla totalmente inclusiva e anche egualitaria a livello proprio di opportunità lavorative, no? Spesso ancora si parla di grandi opportunità, un'opportunità essere in barca, però in realtà per tanti ragazzi ormai l'opportunità è quella anche proprio di renderlo un lavoro, no? E quindi penso che il prossimo passo importante sia quello di avere molte più donne professioniste che riescano a fare sì, di quella che è una passione, di un lavoro e un mestiere fino a quando decidono di non farlo più. Perfetto. Francesca, grazie come sempre Grazie, per la Stefano. risposta, per la chiacchierata e niente, insomma, continueremo a seguire questa avventura con l'Ocean Team. Assolutamente. Grazie a tutti. Buona giornata. Ciao. Ciao.